la manifestazione fondamentalmente si iscrive un po' nel solco di quelle che sono state le mobilitazioni di agosto No Muos, quindi le pratiche che hanno portato fino all'assedio, all'occupazione della base militare a Niscemi, con appunto diversi No Muos che il giorno prima sono saliti sulle antenne e hanno dato il via appunto a queste pratiche di occupazione della base, che hanno visto poi invece appunto il giorno dopo, il 9 agosto, quasi 2.000 persone entrare a occupare per la prima volta nella storia occidentale una base militare americana. In più è una manifestazione che si iscrive in una prospettiva di mobilitazione autunnale in cui le pratiche di assedio ai palazzi del potere saranno, diciamo, il leitmotiv appunto di quest'autunno. Qual è la posizione di Crocetta rispetto al movimento? Inizialmente approvato per una questione a questo punto di mera propaganda politica a cavalcare la questione No Muos, a dire che appunto gli interessi del popolo siciliano andavano salvaguardati, soprattutto per quanto riguarda una questione sanitaria e di salute dei siciliani. Però poi appunto ha strumentalizzato la questione il pronunciamento dell'Istituto Superiore di Sanità, prendendo solo parte di quello che era quel documento in cui in realtà veniva anche denunciato la questione, venivano anche denunciati diversi superamenti dei limiti di legge per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche dentro quella base, e veniva detto che non c'era nessuna diciamo sicurezza riguardo a quelli che sarebbero stati i valori una volta installate le antenne del MUOS all'interno di quella base.